Tradito! Tradito! Wilhelm, tradito! Ci ha pensato il tradimento a mettermi in ginocchio! Qui dentro c'è un caldo che si soffoca. Io ho sempre freddo. Tu lo sai qual è il crimine più infame che possa commettere un essere umano? No, qual è? Non è l'omicidio, non è il furto, non è giurare il falso, perché questi sono crimini che uno commette contro le persone che si odiano o che ci sono indifferenti, mi spiego? Quello più infame, allora qual è? Il più infame è quello di un amico che tradisce la fiducia del suo amico. Senti, ma quando tu hai deciso di tirare su Erhard al posto mio, che cosa avevi in mente? Lo scopo qual era? Lo scopo? Sì, qualche idea dovevi avercela. Che cosa volevi farci con lui? Io volevo aiutarlo a trovare la strada per diventare una persona felice. La felicità! A me sembra di averci un lupo qui sopra, sai? Un lupo malato che si muove nella gabbia. Ecco, lo senti? Avanti e indietro, avanti e indietro. Lo senti? Il lupo che si muove. Oh, scusa, ma abbiamo visite? È soltanto mia sorella che è passata a trovarci. Ah, ciao. Oh, ciao. Ella, vero? Sì, Ella. Io vi vedo. Vi vedo nelle tenebre. Io vi amo. Vi amo, vi amo. Ve ne state nella notte, nel buio come morti. Ma io vi amo. Vi amo, vi amo, vi amo, ricchezze. Se io lo so, ma sì, naturalmente. Si sono messi d'accordo alle mie spalle. Mamma, tu dimmi cosa sai di preciso. Io so tutto, Erhard. So che tua zia è venuta per portarti via da me. La zia Erhard? Prima ascolta due parole anche da me, Erhard. Lei vuole farti da madre. Erhard vuole che tu sia suo figlio, non il mio. Vuole che diventi il suo erede, che rinunci al tuo nome Borgman e prenda il suo. Ma è vero, zia Erhard? Sì, è vero. Mamma, ma è la prima volta che ne sento parlare.